Ma buongiorno e benvenuti o ben ritornati con un nuovo video su casa e dispensa. Oggi facciamo insieme la svuota, la spesa, il primo del 2024. S lunga, è arrivato adesso, che mi ha portato tutti questi pacchi e vi faccio vedere che cosa ho preso. Resto in questa, diciamo, area perché di qui c'è la mia bambina che sta mangiando. Allora, andiamo subito che le cose da farvi vedere sono tantissime. Partiamo subito dalla carta igienica, questa qui, mi trovo bene, cioè semplicissima. Poi questo per me per farmi i frullati alla mattina e mi trovo molto bene anche con questi. Questi per la mia bimba ho preso estate pesca, questo qua normale, e poi questo qui estate zero, di cui la mia bambina ne voleva uno. Ok, tieni la cannuccia. Poi andiamo veloci, ho preso uno di aranciata e uno di cola, ecco qua. Poi, secondo sacchetto, ho preso il pane, semplicissimo. Ne ho presi due, che li metto poi nel freezer. Scusate. Poi un po' di carne, questo qui, cotoletta sottile di pollo. L'iceberg, che è l'unica insalata che mangio, che mi piace moltissimo. Zucchine, mentre qua, se non faccio disastri, ho preso un po' di pesce. Allora, ho preso questo che è il filetto di branzino. Dovrei aver preso pesce spada e il tonno, se non sbaglio, se non mi ricordo male. Eccolo qua, e il tonno pinne gialle. Prima borsa andata, adesso apro gli altri e vi faccio vedere cosa ho preso. Allora, continuiamo con tre sacchetti S lunga, andiamo veloci. Ho preso, se non sbaglio, due di queste, esatto, di patatine, queste qua che sono buonissime, super croc. Poi le nastrine, no, le treccine, le chiamerò sempre le nastrine, invece si chiamano le treccine, e ne ho presi due. Poi le crostatine, anche di queste ne ho presi due, uno all'albicocca e uno al cacao. Poi gocciole, ecco qua, e poi se non sbaglio due di questi della Dixie patatine, ecco. Poi andiamo in questo, ho preso i muesli, questi qua, ecco qui, le gocciole fake, eccole qui, dalla S lunga. Questo è quello che vi dicevo. Poi per me ho preso questo che volevo provarlo, ovvero una tisana, c'è il riflesso della plastica, comunque cacao, cocco e caramello. Vi farò sapere com'è. Poi questi, la versione fake come si chiamano? Dei Ringo, grazie. Poi gli Oro Choc, due confezioni, questi qua che hanno dentro i mini pacchettini da 4. Il tonno, questo qui dell'S lunga, che l'ultima volta non era fatto male. Oreo, poi brioche della Bauli, ciliegia, crema e albicocca. Ecco qua.
poi questo sacchetto ho preso due confezioni di popcorn, sempre dell'Esselunga. E uno, due. E i succhi di frutta, ovvero succo e polpa di pera. E poi ho preso due allace, sempre Esselunga, arancia, carota e limone. Adesso sistemo e ci mancano solo tre sacchetti. Arrivo subito. Allora, finiamo velocemente con queste ultime tre borse. Allora, carote, limoni e poi ho preso una bella cesta di arance per fare la spremuta alla mattina. Poi scusate che rido. Allora, Nesquik, questo qui, ho preso due. Tutto qui, pomodorini. Poi qua le uova, quelle senza antibiotico, se non sbaglio, senza sì, antibiotico. Metto qua. Poi ho preso il Philadelphia, questo qui da 6 pacchettini, yogurt, 4 di latte. Poi andiamo sulle merendine, ho preso 2 di questi e 2, se non sbaglio, non vedo l'altro, di questi per la merenda a scuola. Formaggio a fette e prosciutto. Salame, questo qui della Smart, le altre due bottiglie di latte, le mele Pink Lady che sono buonissime, sono le mie preferite. Poi un po' di carne, quindi amici vegani vi chiedo perdono. Ecco qua, uno. E 1, 2, sto guardando che questa carne non ha proprio un bel colore. Voi lo vedete bello, però ha un colore strano. Dopo lo guarderò bene. Comunque, questo qui magari lo farò subito questo. Poi, finiamo con i surgelati. Ho preso queste brioche, queste semplici, e questi con la marmellata all'albicocca, questi sono da fare al forno, buonissimi. Pasta già pronta per quando io sono al lavoro per i miei figli, ovvero penne all'arrabbiata e tortiglioni al ragù. Non possono mancare le pizze, ho preso questa rustica, margherita e con pomodorini, e per finire, se riesco, scusate, questo qua con il salamino, nuggets di pollo, ne prendi due, e per finire ho preso la platessa, ecco qua. Questa era tutta la mia spesa Esselunga, quindi svuota la spesa edizione 2024, il primo dell'anno. E niente, fatemi sapere qua sotto tramite commento che cosa ne pensate di tutto quello che ho preso. E iscrivetevi se siete nuovi, attivate la campanellina. Il mio desiderio di quest'anno sarebbe arrivare entro la fine dell'anno a 500 iscritti. Niente, noi ci vediamo la prossima volta sempre qui su Casa e Dispensa. Ciao!